Il ministro per le relazioni con il Parlamento, Pietro Giarda, che risponderà al question time sulla formazione, sull'istituzione di una procura generale contro gli incidenti sul lavoro, contro gli infortuni sul lavoro e di altri argomenti. Queste adesso vi facciamo vedere, sono le immagini che arrivano in diretta dalla Camera. Eccole qua. E sentiamo Giarda, ha Onorevole già cominciato a parlare. Sentiamo il ministro. Presidente, onorevole Giulietti, in risposta alla sua interrogazione, ricordo che nel nostro Paese, sulla base delle indicazioni che mi sono fornite dal Ministero della Giustizia, l'attenzione delle istituzioni al mondo del lavoro è massima. In più di un'occasione si è levato alto il monito del Presidente della Repubblica, che nel ribadire l'inaccettabilità degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche ha richiamato le forze di governo ad un maggiore impegno per dare concretezza a forme più adeguate di tutela. La risposta non si è fatta attendere, tanto è che nel mese di aprile si sono susseguiti diversi incontri e gli esiti sono decisamente incoraggianti. Già il 13 aprile scorso è stata ricevuta al Quirinale una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e proprio in tale occasione è stata affrontata l'ipotesi di istituire una procura nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, appena 2 giorni or sono, nel corso del convegno sulla sicurezza d'impresa organizzato da Confindustria in collaborazione con l'INAIL, le istituzioni, il mondo produttivo e le forze sociali sono state sollecitate, cito, ad assumere tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme poste a garanzia della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori. Vale la pena evidenziare che anche gli operatori del diritto non hanno mancato di attivarsi nella direzione indicata dal Presidente Napolitano, e nella doverosa applicazione della normativa vigente hanno amplificato le forme organizzative esistenti, individuando all'interno delle maggiori procure alcune sezioni specializzate. Ciò premesso, si ritiene che la strada attualmente percorribile sia quella di incentivare le prassi virtuose elaborate da singoli uffici giudiziari, grazie alle quali è stato già conseguito un potenziamento della sicurezza sul luogo di lavoro ed una maggiore specializzazione nel settore infortunistico. Quanto infine all'istituzione di una procura nazionale, è necessario che tale proposta venga sottoposta ad un vaglio attento da parte degli organismi interessati, incentrato soprattutto sulle implicazioni connesse alla sua eventuale attuazione. Grazie Ministro. Onorevole Giulietti, ha facoltà di replicare. Grazie Ministro per il garbo e la sensibilità, ma ancora non ci siamo su un tema così delicato. Veda, in queste settimane noi sentiamo spesso ripetere le parole flessibilità, modernizzazione, licenziabilità, articolo 18. Non sentiamo ripetere con la stessa forza, con la stessa urgenza, con la stessa passione le parole sicurezza sociale, diritto all'esistenza, sistemi di prevenzione, potenziamento dei controlli, potenziamento degli ispettori, estensione delle garanzie, guardi soprattutto nelle imprese più piccole. La gran parte degli infortuni avvengono in edilizia, nell'agricoltura, nella catena del subappalto, in organizzazioni del lavoro precarie, se non talvolta persino malavitose. È un fenomeno preoccupante. Molti decessi sono di ragazze e ragazzi, al primo impiego, e molte delle norme del governo Prodi purtroppo sono state devastate. Noi vi chiediamo, e chiedo in particolare ai ministri coinvolti, alle ministre Fornero e Severino, e vi prego di farvene tramite con grande urgenza, di predisporre un piano nazionale, di usare magari i soldi della legge Mancia per potenziare gli ispettori del lavoro e la medicina del lavoro che mi paiono molto più urgenti, ma di avviare da subito il confronto con il Consiglio Superiore della Magistratura per la Procura. Presidente Bindi, sta per essere sciolto quel pool di Torino. Molti dei magistrati che hanno lavorato con Caselli e Guariniello hanno terminato i 10 anni di permanenza. So che è una regola, ma quella regola va discussa con attenzione e urgenza col Consiglio Superiore della Magistratura. Non possiamo consentirci che un punto di eccellenza sia addirittura in qualche modo liquidato ancora prima che nasca una procura nazionale, che dovrà avere il compito non solo di reprimere, ma di prevenire, di affinare le migliori competenze. Anche se salvassimo una sola vita umana, avremmo fatto tutti assieme un lavoro davvero straordinario. Grazie.